Parodi è il priore del magistrato di Misericordia, via Giustiniani 25, non è vero? Sì. Ecco, che cosa è custodito qua? È un archivio che si apre per la prima volta in occasione delle giornate di primavera del FAI. Che cosa c'è qua dentro? Qua dentro, intanto partiamo al Magistrato di Misericordia, nasce nel 1419, nasce per volontà dell'Arcivescovo di Genova, ma nasce per una legge della Repubblica. E qui è conservato non solo e non tanto la storia di molti fatti legati alla Chiesa genovese, ma qui c'è la storia della nostra comunità. Abbiamo testamenti, abbiamo nascite, abbiamo legami, abbiamo libri di contabilità, abbiamo registri di merci. Da questi testi, da questi documenti possiamo ricostruire quello che succedeva a Genova. Che cosa fa adesso il Magistrato di Misericordia, oltre ad avere questa splendida, fantastica biblioteca? Il Magistrato di Misericordia oggi amministra un patrimonio immobiliare cercando di dare delle risposte a un bisogno di edilizia sociale, a un bisogno di casa. Cerchiamo di mantenere questo patrimonio immobiliare collocato tutto nel centro storico. Viene tutto da lasciti, vero? Viene tutto da lasciti, da testamenti, da donazioni e cerchiamo di fare anche della beneficenza attraverso i vicariati e la Caritas. Cosa possiamo trovare, vedere in questi archivi? Ci dice qualche... Cosa troviamo? Troviamo volumi con la contabilità, troviamo entrate e uscite dettagliate per cosa venivano versate le somme e come venivano spese. Troviamo registri di consegna di merci, troviamo raccolte di testamenti, troviamo raccolte di contratti. Quindi possiamo ricostruire un po' la storia della Repubblica, esatto, della città di Genova. È uno spaccato della storia di Genova e dei genovesi che parte dal 1400 e arriva sino al 1850. E possiamo scoprire anche le cose di solito che di solito non stanno nei libri di storia. Possiamo scoprire come i genovesi impiegavano i loro denari, come li spendevano, quanto valevano le merci dell'epoca, come venivano scambiate. Possiamo scoprire mille gesti di misericordia da parte dei genovesi a favore anche dell'ospedale di Brignole, a favore delle istituzioni ospedaliere della città, a favore ecco, non è un caso che l'apertura sia abbinata a quella dell'albergo dei poveri. Non è un caso, è voluto proprio qui al Magistrato di Misericordia, sono conservati gli estratti notarili di Vernazza con il quale compì donazioni anche consistenti a favore dell'albergo dei poveri, non solo di Vernazza ma di altri benefattori. Qui troviamo i testamenti, all'albergo dei poveri troviamo le statue a testimonianza del loro impegno.